Benvenuti fratelli al nostro incontro quotidiano con la parola, perché è importantissimo potersi alimentare tutti i giorni della parola, con i sacramenti, con le opere di carità. E stiamo nella 12ª settimana e continuando con il secondo libro dei Re. E troviamo che inizia ad apparire la figura del profeta Isaia. Però poi c'è il re Sennacherib di Assiria che vuole distruggere, vuole conquistare la città santa, la Gerusalemme. Però lui ha fatto un peccato grossissimo, ha bestemmiato contro Dio, cioè ha preso in giro il popolo di Israele perché si fidano di Giove e sarà chiamato in causa. Ascoltiamo. In quei giorni Sennacherib, re di Assiria, inviò di nuovo messaggeri a Ezechia dicendo: così direte Ezechia, re di Giuda, non ti lode il tuo Dio in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano del re di Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto il re di Assiria e tutti i territori votandoli allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti. Guardate, come dicendole: guarda, nessuno ha potuto resistere alla nostra invasione, al nostro esercito, ma tu chi ti credi d'essere? E tu credi che il tuo Dio ti difenderà contro di noi che abbiamo conquistato tutti questi territori? Guardate, l'orgoglio, no? Molte volte abbiamo parlato di questo, no? Che l'orgoglio ci fa credere che siamo super potenti e siamo praticamente supereroi. Giustamente nella domenica parlavamo di che chi ha paura è orgoglioso e conseguentemente tiene poca fede, però può essere molto prepotente. Anzi, normalmente i prepotenti sono orgogliosi perché sono codardi. Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri, perché era l'abitudine che gli davano la lettera chiamandole a arrendersi, a consegnarsi di buona gana, no? E che cosa ha fatto? Attenzione! Ha preso la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al Tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore: Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra, tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta, apri, Signore, i tuoi occhi, guarda, ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. A me piace questo. Il Dio vivente, come dice Gesù, Dio non è un Dio dei morti, è un Dio dei viventi, di quelli che già sono partiti da questa vita. Che bello! E le dice con quanta tenerezza, no? La preghiera molte volte sotto la sofferenza tiene un sapore particolare, forte. Tu, Signore, non vedi, ti ricordi il Vangelo della domenica? Maestro, non fa niente che noi moriamo, cioè davanti alla tempesta, non ti fa niente, non ti importa, no? Forte, questo sta ripetendo prima della venuta del Signore, guardate. È vero, Signore, il re d'Assiria hanno devastato le nazioni, alla loro terra hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opere di mani dell'uomo, legno e pietra, perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo sei Signore, tu sei Dio. Forte, no? È una provocazione. Quasi quasi come: Signore, io mi fido di te, però fa qualcosa, perché mi circondano e non ci credono. Fidati di Dio, fidati di Lui. Allora Isaia, guardate, figlio di Amos, mandò a dire a Ezechia:
Così dice il Signore, Dio di Israele. Ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo a Sennacherib, re di Assiria. Ho udito la tua preghiera, la tua richiesta. Forte. Ecco cosa sarebbe successo se non pregava e diceva, bene, prepariamoci per consegnare la città o prepariamoci per morire. Invece aprì la carta davanti al Signore, davanti alla presenza del Signore. Che bello, poter avere questo dialogo, coltivare il dialogo davanti al Santissimo. E dire, Signore, eccomi, sono qui, parlami. La mia vita sta così, come succedeva per gli apostoli. Ho paura, Signore, difendimi. Vieni davanti alla tempesta, io non so, non capisco niente, sono inutile, le mie forze non ce la fanno più. E dice, ti disprezza, ti deride, la Vergine figlia di Sio. Dietro a te scuote il capo la figlia di Gerusalemme, poiché da Gerusalemme uscirà un resto dal monte Sidon, un residuo. Lo zelo del Signore farà questo. Perciò così dice il Signore riguardo al re di Assiria. E viene una sentenza per quelli che ti vogliono uccidere e che ti vogliono distruggere. Quelli che vogliono distruggere la tua famiglia, il tuo ministero sacerdotale, il tuo ministero episcopale, il tuo ministero, il tuo chiamato ad essere catechista, missionario. Non avere paura. Ecco la sentenza per quelli che sono contro di te. Non entrerai in questa città, né vi lancerà una freccia, l'affronterà con scudi. E contro essa non costruirà terra piena. Ritornerà per la strada per cui è venuto. Non entrerà in questa città. Oracolo del Signore. Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide mio servo. Ora, in quella notte, l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. Sennacherib, re d'Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Forza, non avere paura. Entra nella tempesta, entra nelle tue paure con Gesù Cristo e vedrai che questa luce che sembra piccola, sembra una fiammella, questa ti porterà all'origine e fine di tutta la luce, Dio nostro Signore. Perché? Perché Lui è la luce. Maria Santissima è quella che ci guida e sta sempre camminando con te. Forza, entriamo nella tempesta. Non avere paura.